E quindi, visto che quello che c'è dopo è talmente importante, è giusto fare un refresh, ricaricarci con, ancora una volta, Giorgia. Pilates. Benvenuta. Con Giorgia. Ciao ragazzi. Bocca al lupo. Grazie. Sgranchisci. Mi sgranchisco io, sì sì. Siete stanchi? Tantissimo? Ci alziamo tutti in piedi? Che dite? Ok. Allora, chiedo alla regia un po' di musica anche adesso. Prometto che ci riattiviamo adesso. Lo so che siete stanchi, sono stanca anch'io. Ok? Allora, cominciamo così. Chiudi un attimo gli occhi, sei in piedi, hai due piedi, presumibilmente. Senti il contatto dei tuoi due piedi con il pavimento. Ah, fai un bel respiro, anzi un sospiro, proprio... Ah, ancora, sonoro. Ah, un'altra volta, tutti insieme. Ah, fantastico. Adesso senti di che movimento hai bisogno in questo momento. Senti che cos'è che il tuo corpo in questo momento brama, ti chiede. Non farlo ancora. Prenditi qualche secondo, qualche istante per sentire davvero che cos'è che il corpo ti sta chiedendo di fare in questo momento. E quando ti è chiaro, fallo. Può essere stiracchiarti, su, può essere muovere le spalle, può essere, che so io, muovere le caviglie, può essere dondolarti un po' da un piede all'altro, sperimenta. Ok, prenditi qualche secondo per te, per sentire cosa vuoi e fallo. Ok, adesso cominciamo. Vi ricordate, abbiamo pensato alle mani prima. Quindi senti ancora una volta le tue mani e comincia con le mani a accarezzarti, a strofinarti il corpo. Quindi proprio senti le gambe, le ginocchia, i piedi, dove vuoi. Tutto il corpo, strofina, strofina, riattiva. Porta un po' di vibrazione, di energia. E se non è sufficiente strofinare, se hai bisogno di più contatto, batti, prova. Batti, 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 riscalda. Senza farti male, un tocco piacevole. Tutto il corpo. Ok. Poi, chiudi un attimo gli occhi, porta le mani davanti ai tuoi occhi, senza aprirli ancora. E immagina le tue mani davanti ai tuoi occhi. Senti se puoi continuare a respirare fluidamente durante questo momento. Ammorbidisci le tensioni che puoi sentire nel corpo. Prima abbiamo visto less is more, anche nel movimento è così. Togli tensione. E poi apri gli occhi e guarda le tue mani per davvero. Come se le vedessi per la prima volta. Quindi osservale, prenditi qualche momento per sentirle da una parte, dall'altra, i palmi, le dita. Muovi le mani, le puoi anche accarezzare tra loro in una maniera che sia piacevole per te. Quindi senti come ti piace toccarti le mani, che le tue mani ricevano il contatto. Ok, benissimo. Strofina, strofina, forte, 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 crea calore. Ok. Chiudi gli occhi, porta le mani sugli occhi a coppa per un istante e fai tre bei respiri qua, rilassando le spalle, ammorbidendo le ginocchia. Inspira dal naso. Espira.
Ancora una volta, inspira. Espira, rilassa. Facciamo un'ultima volta, inspira. Espira. Ok, poi sciogli. Rilassa i polsi, puoi riaprire gli occhi. Benissimo. Adesso divarica un pochino i piedi. Punta le dita leggermente in fuori. Vi ricordate prima abbiamo sentito gli ischi con le mani sotto i glutei? Vi ricordate quelle due ossa là del bacino? Ecco, quelle due ossa là adesso le vuoi portare a contatto sul bordo, con il bordo della poltrona, senza aprire la poltrona. Quindi immagina di mandare dietro il bacino come per toccare quella parte della poltrona. Non ti sedere, sfioralo soltanto e ritorna su. Yes, ancora una volta. Scendi e ritorna su. Ancora, scendi, ed è uno squat, andiamo, giù, e ritorna, dobbiamo riattivare un po' la circolazione, ragazzi, andiamo, e su, ancora, scendi, manda bene quei due ischi là, giù, e sali, ancora tre, due, ok, l'ultimo, rimani là senza appoggiare il peso, stai là. Rilassa le spalle, respira. Non siete stanchi, vero? Ok, da qui, occhio, fermi là, non vi muovete. Mani giunte al petto, rilassa le spalle, solleva i talloni e giù. Ragazzi, mia siamo mani surfers, mica cotiche. Su, su e scendi. Ancora tre, sali sui talloni e giù. Ultimi due, sali e giù. L'ultimo, vediamo se siete proprio senza appoggiare i talloni, andiamo su, 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 giù le braccia, appoggia i talloni, ok, fantastici. Allora, adesso ho bisogno di tutta la vostra attenzione, tutti ci voltiamo di un quarto verso destra, ok? Quindi adesso in teoria, se i miei conti sono corretti, avreste tutti quanti il piede destro davanti e il piede sinistro indietro, giusto? Benissimo. Adesso, mani giunte davanti al petto di nuovo. Solleva il tallone del piede dietro. Ok. Da qui, rimani lì dove sei, piega tutte e due le gambe, scendi. Piccolo affondo. E distendi, senza appoggiare il tallone dietro. Ne facciamo solo 5. Vai, scendi. Guarda avanti, non guardare a terra, non ci sono i funghi per terra, non c'è niente. Guarda avanti. E su. Ultimi due. E su. Facciamo l'ultimo. Rimani qua. Ora, se sei a tuo agio con quest'idea, appoggia le mani sulle spalle del tuo compagno di corso. Ok, se siete tutti in avanti con il busto sarà più difficile. Provate a stare dritti con la schiena. Grazie, benissimo. Ora stiamo qua e facciamo questo movimento. Invece di andare solo su e giù, facciamo su mentre andiamo in avanti, poi scendo e vado indietro, come una locomotiva. Disegniamo una specie di cerchio. Ma questa è bellissima, ragazzi. Vai. Fantastico. Ok. Benissimo. Adesso labbro superiore in contatto con il labbro inferiore. Perfetto. Ultima volta. Ok. Sulle braccia. Fantastico. Ok. Ritorna su, distendi. Torna al centro. Abbiamo un altro lato. Ragazzi, abbiamo due piedi, lato destro e sinistro. Quindi tutti dall'altro lato. Piede sinistro in avanti, piede destro indietro. Tallone destro sollevato da terra. Prima mani giunte al petto. Vediamo se siamo capaci di qua. 5 volte. Scendi. E su. Se sentite che i piedi sono troppo stretti, allontanate. Fate un passo più grande. E andate giù. Sì, ma se siete giusti in linea, il piede combacia. Ho studiato tutto. Vai, scendi. E sali. Ancora 3. Scendi. Su la schiena. Senti le gambe forti, il sostegno. Ultimi due. Ok. L'ultimo, rimani giù. Trenino. Ho sempre sognato di fare questa cosa. Ok. Mani, oh, perfetto. Ora da qui, movimento come la locomotiva. Quindi
salgo, vado in avanti, scendo e vado indietro. Un movimento circolare, forza. Oh, come un'onda. Siamo o non siamo surfisti? Yes. Questo è fantastico da qua. Lo stanno riprendendo, vero, da qualche parte? Voi anche sopra siete bellissimi. Ok, facciamo gli ultimi due e in questi ultimi due labbro superiore in contatto con labbro inferiore. Yes. Ok, sulle braccia, distendi le gambe giù le braccia, torna al centro e rilassa. Rilassa le gambe, rilassa le spalle. Possiamo fare qualche saltino sul posto. Rilassa, 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 rilassa. Ah, sulle braccia, rilassa le ginocchia, muovi le dita delle mani, bellissimo, muovi le mani. Questo è l'applauso nella lingua dei segni, lo sapete? Sì? Fico. Scendi piano con le braccia. Ok, ottimo. Adesso torna a sentire le tue mani e comincia a fare a te stesso o a te stessa un piccolo massaggio. Quindi puoi cominciare con una mano, senti le zone di te, magari il collo un po' teso, porta calore, massaggia questa zona di te respirando. Vai anche con le dita sul collo se vuoi, poi con l'altra mano l'altro lato, respira, rilassa la bocca. Apri un pochino, separa i denti. Se sorridete viene meglio. Ok. Adesso, ultima volta. Strofina. Tutti verso destra ancora una volta. Trenino. Massaggia il tuo compagno. Fico, no? Vai, piccolo massaggino. Non c'è bisogno di... niente di... Dai, piccolo massaggino. E tocca l'altro come piacerebbe essere toccato a te. Non a caso lì perché ti vergogni. Fai un massaggio per davvero. E chi riceve il massaggio, che riceva per davvero. Prendetevi il tempo per sentire cosa state percependo. E anche per chiedere all'altro, per favore, potresti andare un pochino più piano? O più forte? Abbiate il coraggio di sentire e di chiedere come volete quello che volete. Ok, pian piano, lascia le mani, ok, e ti giri dall'altra parte. Altro massaggino di qua, beh, mi sembra il minimo. Vai. A me non massaggia nessuno però qua sopra, ho sbagliato esercizio ragazzi. Vai, massaggia, ricevi, prenditi il tempo per sentire cosa stai percependo adesso, come stai respirando, se ti senti più a tuo agio nel dare o nel ricevere. Poi con delicatezza togli le mani, ritorna in te e girati di nuovo ancora una volta verso di me. Perfetto. Ok, ancora un pochino, labbro superiore in contatto con labbro inferiore. È l'ultima volta che lo dico, ve lo giuro. Chiudi gli occhi. Ok. Ora hai toccato te stessa o te stesso, hai toccato l'altro, i tuoi compagni. Con le mani. Senti in quali altri modi puoi toccare l'altro, senza usare il tatto, senza usare le mani. Immagina come puoi toccare una persona con il tono della tua voce, ad esempio, con il modo in cui guardi quella persona, e persino con la tua intenzione. Il solo pensiero di un altro, pensare ad un'altra persona, può essere un modo di toccarla.
Percepisci adesso te stesso o te stessa, le persone intorno a te? Senza guardarle, senti la loro vibrazione intorno a te. Pian piano, continuando a percepire tutto questo intorno, riapri gli occhi. Orientati un pochino nello spazio, guarda che cosa c'è intorno a te, le persone intorno a te. Questo teatro, che come diceva Guido Alberto Bormolini, siamo qui, è un momento unico, ricordalo. Ok. E ora porta su le braccia, inspira. Espira giù. Piega le gambe ancora, inspira. Espira giù. Facciamo un ultimo. Inspira. Unisci i palmi delle mani. Porta le mani al cuore. E io vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra curiosità. Grazie di essere qui. A presto. Salute dell'applauso. No, no, dove vai, dove vai? Grazie Giorgia. Allora, sei elegantissima. Grazie. Veramente. E volevo ringraziarti davvero di cuore, perché senza questi interventi sarebbe stato insostenibile la giornata di oggi. E volevo dire che Giorgia ha un progetto che vi descriverà brevemente qui adesso, perché insomma arriva dalla karmica, dalla karmica, dai nostri corsi. Beh, già faceva prima questa cosa, però ti domando, ti è servito fare un percorso di life design e poi imparando a far diventare la tua vocazione un business? Perché tu fai questo di lavoro adesso, vero? Sì, io insegno da tanti anni Pilates e da qualche anno anche il metodo Feldenkrais, che non vi preoccupate se non l'avete sentito, non lo conosce nessuno, ma va bene. E con la pandemia io avevo già iniziato la scuola con Davide Enrico, la Karmic, e con la pandemia tutto chiuso ho cominciato ad avviare un progetto online, perché era l'unico modo di insegnare dal Belgio, tra le altre cose. E da quel momento in poi, con una serie di dirette che in realtà sono ancora visibili, ma sono tremende, sul canale YouTube Pilates con Giorgia, da quel progetto, da queste dirette gratuite è cominciato tutto, quindi la gente ha cominciato a seguirmi, a voler continuare a praticare con me anche online, e adesso è nato da 2 anni ormai il progetto pilatesconGiorgia.com, una piattaforma in abbonamento di Pilates, Feldenkrais e adesso anche 2 altre aree di Holistic e Functional, in modo tale da prenderci cura attraverso il movimento consapevole di noi stessi. E io devo ringraziare tantissimo Davide, Enrico ed Emanuel, che mi hanno supportato molto anche dopo la Karmic Business Academy e hanno creduto nel mio progetto, mi hanno aiutato con tanti consigli e ancora stanno lì. E continueremo ancora. Grazie. Quindi grazie davvero. Grazie. Mi trovate su pilatesconGiorgia.com, allora, ragazzi, o sui vari social con questo nome. Ciao Giorgia, grazie. Grazie, grazie. Grazie Giorgia. Tra l'altro, fai una cosa figa mentre vai via, che anche ci sono dei corsi, delle video lezioni per chi è donna incinta, giusto? Sì, c'è anche un corso dedicato alla gravidanza. Perché ho visto una ragazza che aspettava un pargolo, una pargola, magari tipo essere utile, figurati. Grazie. Ciao Giorgia, grazie. Ciao.